ragazzi, bentornati sul nostro canale Ginger Life. Oggi faremo una ricettina veloce, completamente veg, e vi assicuro che andrà a sostituire una cosa che la maggior parte di voi ha sempre mangiato di origine animale. Invece questa volta sarà completamente di origine vegetale. Si tratta del seitan tonnato. Quindi andiamo alla preparazione innanzitutto e a vedere gli ingredienti per fare la nostra salsa tonnata veg. Avremo bisogno di un cucchiaio di capperi, possibilmente sottosale, mezzo cucchiaino di senape, 250 g di ceci lessati, del succo di mezzo limone e due cucchiai di maionese. In questo caso io userò la maionese veg che ho fatto vedere in un altro video, e andiamo adesso alla preparazione. Bene, per fare la nostra salsa tonnata veg non abbiamo altro che da versare i nostri ceci all'interno del frullatore insieme a tutti gli altri ingredienti, quindi i capperi, il limone, due cucchiai della nostra maionese veg e mezzo cucchiaino di senape. E ora andiamo a frullare il tutto. Bene ragazzi, dopo aver sgrossato la macinatura dei ceci con il frullatore, quello grosso, usiamo il nostro frullatore a immersione per andare a terminare la frullatura. Ok ragazzi, ecco la nostra salsa tonnata per il nostro seitan. Vedete che è solida come l'altra, quindi sta sul cucchiaino. L'abbiamo assaggiata, è veramente buonissima. Confermo. E adesso andiamo a leggermente scottare il nostro seitan. Ecco ragazzi, questo è il nostro seitan, l'ho tagliato da delle cotolette di seitan che avevo comprato precedentemente, però potete trovarle in commercio già a fette. Ve lo consiglio già a fette perché affettare questo qui è un po' più complicato. Comunque adesso lo mettiamo sulla nostra piastra a scottare leggermente, perché di solito il vitello che si serve, il vitello tonnato, è cotto, quindi lo andiamo a scottare, poi lo faremo raffreddare e lo guarniremo con la nostra salsa tonnata. Bene, il nostro seitan è appena scottato, mi raccomando non lasciatelo tanto sulla piastra perché sottile, così si cuoce subito. Ora andiamo a guarnirlo, quindi mettiamo le nostre fette sul piatto. Andiamo a mettere su la nostra salsa. E poi che non si dica che i vegani mangiano solo erba. Lo stendiamo bene sulle nostre fettine. Lo guarniamo con due capperi. Bene, ecco il nostro seitan tonnato, che non ha nulla da invidiare al solito vitello tonnato che si serve nelle feste. Quindi se volete fare qualcosa di alternativo, potete servire questo come antipasto e vi assicuro che i vostri ospiti onnivori non si accorgeranno della differenza. Se vi è piaciuta la ricetta, mi raccomando un pollice in su. Ricordatevi che c'è sempre un'alternativa da mangiare alla carne. Mi raccomando, iscrivetevi e attivate la campanella delle notifiche. Ci vediamo su Ginger Life. Ciao a tutti!